Rieccoci insieme ragazzi per un nuovo episodio di Assassin's Creed 3 Remastered, il nostro DLC. Sesto episodio se i calcoli non ingannano, dunque cominciamo subito col dire che sono stato attaccato in questa zona che dovrebbe essere sicura, quindi alla fine si fa fatica a girare anche la città perché si viene cioccati ogni secondo. Quindi pure gli obiettivi secondari non è che invogliano più di tanto. Pezzi in movimento, entriamo in missione. Ganendogo sono andati con gli uomini rimasti al Boston Neck. Spero che ci arrivino. Dobbiamo raggiungerli appena possibile. Prima devo fondere questo. Poi mi serve lo schema del mio progetto. L'ho affidato a un ufficiale per maggior sicurezza. Un tizio che è quasi sempre alla taverna. Una volta ottenuto, potrò limare la forma in modo preciso. Allora ragazzi, eccoci qua. Abbiamo già operato un taglio a 2 minuti perché siamo già morti. Attenzione, questo DLC fa sempre più schifo. Oramai non ho più mezze misure per parlare di questo DLC perché è orribile, ragazzi, è veramente orribile questo videogioco. Non ho idea. Arg, mi ha tolto la trasformazione. Avevo bisogno della trasformazione del lupo e me l'ha levata. Guardate, ci leva le trasformazioni. Ma io dovrei poter rimanere in forma lupo. Siamo obbligati a una colluttazione che non volevamo fare. Con metà vita. Ragazzi, devo fare la battaglia, volevo evitarla, ma ci hanno messo uno squadrone di nemici incredibile davanti a questo. In qualche modo stiamo sopravvivendo, in qualche modo. Maledetti, maledetti veramente. È tempo di smanettare un po', purtroppo. Non si vedono arrivare i colpi, il problema di questo videogioco è sempre lo stesso. Allora, ragazzi, nello schifo più totale vediamo di entrare velocemente perché veramente non. Prima è arrivata tutta la città, Quindi comincia malissimo questo video. Allora, lupo, 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 dobbiamo nasconderci. Benjamin Franklin mi manda da voi. Mi spiace, amico, ma se vuoi qualcosa, dovrai battermi. Non ho molto tempo adesso. Questa è la condizione. Va bene, ma facciamo in fretta. Non ditemi che dobbiamo sconfiggerlo a una partita. Non ditemi che hanno fatto questa cosa. Cioè, se uno non sa giocare, come se ne va fuori? Oltretutto non abbiamo neanche la visuale tattica. Quindi è ancora più difficile muovere i pezzi. Ragazzi, non ho la visuale tattica, non riesco a muovere i pezzi come vorrei. Vabbè, ma dai. Ah, sono obbligato a muovere questo di pezzo. No, io voglio muoverne un altro. Allora, muovi o no? Sì, muoviamo questo, va, facciamoci sconfiggere, dai. Hai sentito dei tumulti sedati questa notte? Una grande battaglia. Battaglia a dir poco, direi più un massacro. Un sacco di gente ingannata da Putnam, divertente. Che cosa vuol dire che è stata ingannata? Come sparare a dei pesci in un barile, dei pesci scemi. Ma di che diavolo parli?
Putnam ha sparso la voce che il capitano delle guardie era amico dei ribelli. Che ridere. Cosa? Già, il vecchio Putnam ha spinto le giubbe rosse a uscire allo scoperto al Boston Neck e poi li ha liquidati uno dopo l'altro. Allora, sembra che parli ad ogni nostra mossa. Sicuro che sia tutto vero? Ero lì. Ho visto Adams lasciarci le penne. Samuel Adams è crollato come un sacco di farina. Combatteva come un sacco, del resto. Non mi spiace che ora sia all'inferno. Per andartene fuori, ma noi non vogliamo andarcene. Ah, ma forse... Ora basta. Addosso, gente. Mazzate, nuovamente mazzate. Un gioco fatto di mazzate. Hanno avuto quel che meritavano, non pagavano mai. Allora, depreda il giocatore di dama. E ora possiamo uscire. Gli abbiamo distrutto il bar, ma cose che capitano, dai. Mazzate, scazzottate, che più ne ha più ne metta. Cosa succede qua fuori? Fuggi dalla zona e renditi anonimo. Sento colpi di fucile. Allora, io non so se riusciremo a raggiungere. Giocatore di dama diceva la verità. Adams è finito in trappola. Devo scoprirlo. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Ragazzi! A questo punto tanto vale sfondare, sperando di non morire, per cui si muore per niente. Come un lupo non abbia fatto assolutamente nulla. Io ho parato! Ragazzi, non funzionano i tempi. Le tempistiche del gioco funzionano sempre peggio. Rimarrà nella storia come uno dei giochi insieme ad Darksiders 3 che ho fatto più a pezzi durante i miei gameplay. Ragazzi, ma sta maledizione nei 3 nei videogiochi deve finire. Tutte le saghe che amo quando raggiungono il 3
Non capisco perché perdono veramente tantissimo. Allora, qui c'è veramente tanta... L'occhio dell'acqua mi toglie dalla furtività. Ma dai, ma cos'è sta cosa? E non possiamo più entrarci in furtività. Cioè, poi capite perché lo critico così tanto questo gioco. Ecco qua, cagnasso lo abbiamo eliminato. Il tomahawk interagiamo. Sono le sue dita. Hanno tagliato le dita a Canottieco, il nostro amico. Qua. Appartiene all'uniforme di Sam. Sangue secco. Devo esserne certo. Qualcuno avrà visto la scena. In questo pezzo... Vabbè, ammazziamo il cagnasso. Ok, meno un ufficiale. In questo pezzo ci veniamo anche con Ata a Boston durante il gioco ufficiale, se vi ricordate, in questo punto della trama, per liberare gli indiani. È stato terribile. I ribelli erano in numero inferiore, un quarto dei soldati. Mai visto un massacro simile. Un orrendo, orrendo massacro. Quindi il nostro amico e Sam hanno attaccato il forte. Ok ragazzi, pezzi in movimento, abbiamo fatto anche questa missione, siamo tornati automaticamente per fortuna alla taverna e vediamo come avanza la trama. Speriamo di essere alla fine perché non ne posso veramente più di questo DLC. Così arriveremo dritti a Washington. Ma cos'è accaduto? Al Boston Neck li aspettava Putnam. E Adams? E Ganendogo? Sono stati uccisi. Uccisi? Siamo i prossimi. Dobbiamo fuggire da qui. Non c'è modo via terra. Dovremo fuggire via mare. Sì, via mare. Conosco la nave adatta. Ma io sono troppo noto per agire apertamente. Vi cerco un travestimento. Ottima idea. Intanto dammi lo schema. Limerò questo metallo con precisione.
infatti individuare. Stordisci il soldato a mani nude. Abbiamo rubato l'uniforme giusto. Dobbiamo ripoppare energia e tornare indietro e sperare di beccare l'uniforme giusta. Altro difetto di questo videogioco. È terrificante quanti difetti abbia. Oh, lo sta veramente lasciando per ultimo, eh. Però non c'è nessuna guardia attorno, dai. Non riesco a targettare quello giusto. Come faccio a rubare l'uniforme, ragazzi? Non me lo lascia lootare. No, vabbè, ma cioè, non si può veramente. Cos'è sta cosa? Ah, riporta il soldato da Franklin. Ma quale? Solleva corpo, non me lo lascia sollevare. Ecco, forse ora l'abbiamo trovato. Porca miseria, che difficoltà, ragazzi. Ok, mazzate. Facciamo in fretta, per favore. Dai, come si può? Cosa c'è? Raduno dei piccoli soldati. Solleva corpo, dai! Veloce almeno! Il raduno dei piccoli soldati c'era qua. Eccoli, mi hanno nuovamente rivisto, mannaggia me! Ragazzi, è veramente frustrante. Fatto malissimo come gioco, veramente. Questo DLC è veramente una schifezza infinita. È un po' stretta però. Che ne pensi? Ridicolo. Non devi essere sincero per forza. Dobbiamo proteggere Benjamin Franklin. Oh cielo, guai in vista. Ehi, ecco uno dei nostri. Venite, siamo diretti alla taverna. Dovete pagarci qualche boccale. Dobbiamo andare da Faulkner, ragazzi. Ehi, voi, soldato, fermo! Che avete da fare in questo distretto? Grazie per essermi informato. Che riusciamo a gestirla così è buona, eh? Un altro potere del lupo è ottimale per questa missione.
bisogno, dobbiamo capire quando. Ecco qua. Signor Faulkner. Signore, lei chi è? Ti conosco. Franklin? Costretto a travestirmi. Maledetto! Mi hai rubato la nave, bastardo! Calma, signor Faulkner. Il signor Franklin sta con noi ribelli ora. Tu devi aiutarci. E perché dovrei? Riavrete la vostra nave. Ah! Quel dannato molo è pieno di guardie. Posso pensarci io, se voi mi dite cosa fare. Bene, vediamo. Tanto per cominciare, dovrai levare l'ancora. Io penserò a mettere insieme una ciurma. Poi sistemeremo le guardie e salperemo. Ok. Nuovamente mi stanno già vedendo. Ah, si è tuffato, ragazzi. Io volevo lanciarmi sull'altra nave. Ok, la situazione si fa molto complessa. Vediamo se riusciamo per un attimo a salire e puntare la nave. Ok, indispensabile usare l'aquila in questo punto. Dai, Connor, quanto sei lento! Ora, cosa dobbiamo fare? La destinazione è quella nave. Eliminare funi per... Allora, Connor non sembra voler scendere. Ecco qua. Penso che dovremmo passare al lupo adesso. Interagisci. Eliminato il nemico. Dai. Lupo, 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 lupo. Dov'è il nemico? Dov'è? Ok, non c'è più nessun nemico. Dai, 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 prima che arrivi il nemico. Porca miseria! Lupo! Non posso entrare nel lupo, sono a corto di vita. Dai, dai! Fuggi dalla zona e renditi anonimo. Tuffiamoci in acqua per diventare anonimo. Ok ragazzi, due sincronie su tre. Allora, abbiamo una nuova missione, come vedete, entrare nella missione. Vediamo come cosa succede ora. Tradimento. Fuggi a New York.
L'aquila è pronta. Hai una ciurma? Ma eccola qui. Sanno battersi. Sono marinai, fanno sempre a pugni. Andiamo. Allora, aggiungiamo l'aquila. Ok, perfetto. Abbiamo usato i lupi per come deterrente. Quello lo prendo io, ragazzi, tranquilli. E uno. Allora, io ho preso proprio il più scarognato, eh. Anche questo è abbastanza fortino, ma l'hanno buttato giù loro. Robert Faulkner che muove il braccio col fucile in mano così è quanto angosciante. Lo so che gli aliati sono sotto attacco, cosa posso farci? Più che correre in loro aiuto e cercare di limitare i danni, per quanto non riesco ad avere un DPS stabile. Qualcosa mi dice che dovremmo combattere ancora molto. Nuotate! Io penso a loro finché non sarete ai posti! Forza, gente, forza! Ah, fantastico! Cecchini! Tu devi fermarli! Sparano a Faulkner! Di usare il potere del lupo, ragazzi, perché con i lupi li chiamiamo in aiuto. Ok, preparati la prossima ondata, pure le ondate, ragazzi. Beh, ottimo che Faulkner comunque ci dà una mano dritta. Devi fermare quei cecchini! Vabbè, gli hanno sparato loro, dai! Cecchino! Mannaggia, mannaggia! Stanno sparando alla ciurma! Un attimo, non è semplice! Li ho tutti addosso io, eh! Questi sono tosti, eh. Un'altra ondata ancora, ragazzi. Cecchini! Devi fermarli! Guarda qui!
una mossa. Una sola mossa ed è morto. Richiama gli uomini e arrenditi subito! Nuota, Radon Ageddon! Vai! Zitto! Scusate, non capivo bene da farsi, ma ecco qua, col lupo lo prendiamo. Ed ecco il trofeo agguato, ragazzi. Ok, abbiamo fatto la sincronia totale, incredibile. Cose tremende. È lo scettro, ma non ci sono scuse. Ogni uomo ha il male dentro di sé. La mela lo fa solo uscire. Ed ecco qui, ragazzi, abbiamo completato il nostro episodio. Non vedevo l'ora che finisse. Questo vuol dire che siamo a 2/3 di questo orribile DLC. Ed eccoci sull'Appio. Sapevo che potevi fuggire soltanto dal volo. Lui girava quella ruota. Ganondorf, non importa. Terra! Guardala. Ok, New York, la destinazione del nostro prossimo episodio. Dunque, signori, veniamo teletrasportati al menu di gioco. Quindi anche questo episodio è finalmente finito. Se vi è piaciuto, ragazzi, io vi chiedo di lasciare like, vi chiedo di iscrivervi al canale. Il prossimo che faremo sarà la Redenzione, quindi vi lascio in descrizione anche Elysium, il secondo canale dove sto postando Odyssey in questi giorni. Abbiamo portato anche Man of Medan, che oggi vi pubblico. Quindi, che dire, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti e speriamo che finisca presto questo DLC. Alla prossima.